Mezzana lotta, ma torna con una sconfitta da Tortona. E poi avremo le interviste a coach Giulio Griccioli e a Bruno Mascolo, che abbiamo realizzato questo pomeriggio. Parleremo del Fomenta Basket, che è campione provinciale WISP. Poi ovviamente avremo la Virtus, il Costone, la Sciano e tutte le squadre senesi. Questo è il menu odierno di Basket Forum. Ci saranno come sempre le nostre rubriche e come sempre, come avrete già intravisto, ci sono i nostri ospiti che vado subito a presentare. Abbiamo Francesco Bastreghi, buonasera Francesco, buonasera. E Paolo Lazzeroni. Buonasera Paolo. Allora, iniziamo subito come di consueto con la nostra trasmissione, con una breve presentazione degli ospiti, una piccola storia dei nostri ospiti graditissimi che sono qua con noi questa sera. Parto da Francesco Bastreghi, appassionato di basket, tifoso da sempre della Menzana, sì. E da poco anche membro del CDA di Basketball Academy, una bella, sì, avventura, una bella esperienza. Parlaci un po' del tuo rapporto con il basket proprio da tifoso e anche in breve di questa nuova esperienza nella Basketball Academy. Basket da sempre, sempre Menzana, da anni ormai dentro il palazzetto, e da quest'anno mi è stato proposto di seguire a livello dirigenziale questa nuova realtà giovanile, la Basketball Academy, che sta dando grossissime soddisfazioni. Devo essere sincero, non mi aspettavo tanto quest'anno, il primo anno forse vero di una società giovanile a questi livelli, è una società che si sta rivelando essere a questo punto forse la società top in Toscana, e speriamo anche oltre la Toscana. Tanti ottimi risultati raggiunti dalle squadre giovanili e anche una partecipazione a un prestigioso torneo europeo. Ne parliamo tra poco con Francesco Bastreghi, entrando anche un po' nel dettaglio di quelli che sono appunto le varie realtà del Basketball Academy. Come promesso e come avrete sentito anche dalla nostra apertura, parleremo del Fomenta Basket, che è campione provinciale WISP. Non potevamo che avere il coach del Fomenta Basket, Paolo Lazzeroni. Paolo, allora, tra le tue attività ovviamente professionali c'è anche questa figura, questo ruolo di coach. Come Francesco, anch'io sono menzanino da una vita, quindi da qualche anno io ricopro il ruolo di allenatore nella squadra del Fomenta, una società che ormai sta facendo la storia nel mondo amatoriale della nostra provincia, non solo nella pallacanestro ma anche nel calcio a 11 e calcio a 7. E quest'anno siamo riusciti a vincere il campionato provinciale, siamo riusciti a rivincere il campionato provinciale, perché già l'anno scorso avevamo vinto il medesimo campionato. L'anno scorso fu una stagione molto di grandi soddisfazioni, perché siamo riusciti ad arrivare a giocarci la finale regionale contro l'Auges Montecatini del famoso Mario Boni, e ci hanno sostanzialmente piallati, quindi niente. Beh, Mario Boni ultimamente è anche tornato al basket, fortunatamente, quindi vuol dire noi l'hanno tolto dall'amatoriale e è andato a giocare tra i tra virgolette professionisti, quindi già non ce lo abbiamo più. Ieri sera infatti siamo andati a giocarci la prima partita della fase regionale a Montecatini e abbiamo vinto, ed è per noi una grande soddisfazione, perché è la prima volta che andiamo a vincere a Montecatini, è la prima volta che qualcuno va a vincere a Montecatini, perché comunque loro sono una squadra molto forte, molto compatta, e quindi per noi è una grande soddisfazione ed è di buon auspicio per il proseguo di questa fase regionale. Entreremo ovviamente nei particolari anche con te sul Fomenta più tardi, perché ci saranno anche alcune immagini del trionfo degli highlights ovviamente, e poi ovviamente parleremo appunto di questa bella realtà. Come di consueto nella nostra trasmissione è il momento di partire parlando di Menzana, visto che entrambi siete comunque tifosi e appassionati. Partiamo analizzando l'ultima partita di campionato. Riparto a te, Paolo.
Paolo, che si è disputata a Tortona, dove abbiamo visto una Menzana, insomma, provarci fino in fondo, una squadra di casa che ha fatto valere sicuramente anche, oltre alla sua organizzazione, anche una rosa più ampia, e quindi alla fine ha portato a casa questa partita. Ma le parole che hai usato sono perfette all'inizio, il provarci fino a fondo, nel senso che questa è una squadra che non muore mai, ci prova sempre, ha avuto durante la stagione delle partite dove magari ha avuto dei blackout importanti, però alla fine coach Griccioli e lo staff della Menzana ha sempre cercato di mettere insieme giocatori con un'attitudine al lavoro, un'attitudine a provarci, a lottare, e quindi ha dato dimostrazione di esserci, nonostante il primo traguardo sia stato raggiunto, però sono lì e secondo me la testa e il lavoro che viene fatto quotidianamente dallo staff è proprio volto a vedere di guadagnarci, magari se possibile, questo posto ai playoff. Però abbiamo visto una squadra che, nonostante l'assenza di Mike Myers, ci ha provato fino in fondo e ha dimostrato di potercela fare. Ecco, poi più tardi vedremo anche quello che sarà che saranno appunto le prossime due gare, e quindi per capire se appunto la Menzana riuscirà o meno a raggiungere questo traguardo. Francesco, il tema delle assenze quest'anno è ormai un tema all'ordine del giorno, che ovviamente anche nell'ultima partita hanno sicuramente pesato. Chiedo anche a te due parole su questo ultimo incontro disputato dalla Menzana in trasferta. Sì, è un incontro che mette in luce proprio questa caratteristica. L'anno è andato, come sappiamo, troppe assenze importanti, però si è vista una squadra che ha lottato sempre fino alla fine con le persone che ha. E questo comunque è una cosa che ai tifosi piace, a me personalmente piace vedere che nonostante le assenze, sì, è vero, però si lotta fino alla fine e le persone che scendono in campo per dare il massimo. E questo credo sia lo spirito giusto. E questo va bene. Va bene anche per il proseguo, va bene anche per il prossimo anno. Certo, questo è lo spirito giusto, quello che il coach Giulio Griccioli cerca quotidianamente, sì, di appunto portare appunto nella squadra. Allora, uno sguardo a quelli che sono stati i risultati del turno appena concluso di campionato con l'aiuto della nostra grafica. E poi andremo a sentire proprio le parole del coach Giulio Griccioli, che abbiamo raggiunto oggi pomeriggio al Palasclavo per una intervista con Siena TV appunto. 28esima giornata, eccola qua, Orsi Tortona, Menzana Basket come detto 76-66, Eurobasket Roma Agrigento 64-79, Ferentino Agropoli 86-56, Rieti Biella 68-75, Legnano Treviglio 72-67, Latina Casale 80-82, Scafati Virtus Roma 109-98, Trapani Reggio Calabria 89-73. Per una classifica andiamo subito a vedere insieme, e così avremo modo anche di commentarla un po', che vede, eccola qua, Biella in testa con 44 punti, Tortona 40, Legnano 36, Agrigento e Virtus Roma 32, Treviglio, Casale, Monferrato, Trapani e Latina a 28, Rieti, Eurobasket Roma, Menzana a 26, Ferentino 24, Scafati 18, Reggio Calabria 17, Agropoli chiude con 14 punti. Teniamo un attimo la classifica e qui approfittiamo per Paolo, abbiamo detto ci sono due turni di campionato rimasti. C'è la trasferta di Biella in programma proprio sabato alle 20:30 e poi l'ultimo turno in casa contro la Virtus Roma. Un cammino abbastanza tortuoso per mantenere accese queste piccole speranze di playoff. Cammino tortuoso, appunto, però non impossibile, quindi io credo che lo staff della Menzana stia già lavorando per provare a sbancare Biella, per poi tenere accese tutte quelle che sono le
chance per accedere al primo turno dei playoff. Però riguardando un attimo la classifica, è singolare come poi alla fine vedi squadre nate all'inizio della stagione con obiettivi diversi, come per esempio Reggio Calabria, che aveva anche un roster importante, che sono dietro a noi, e dispiace vedere come noi siamo a questo punto della classifica con tutto quello che ci è successo durante la stagione, perché noi con la prima fase del campionato, con il playmaker Cappelletti e la presenza di Bucarelli, era un'altra mezzana, e ora coach Griccioli ha dovuto fare virtù di quello che aveva in mano. È un po' quello che abbiamo detto prima, una stagione con appunto questi infortuni che sono stati un po' all'ordine del giorno. Allora, come promesso, andiamo a sentircelo il coach Griccioli, che abbiamo raggiunto oggi pomeriggio. Sentiamo cosa ci ha detto. Ho cercato di far risalire un po' la condizione, rimetteremo dentro oggi Mike Maez a allenarsi, quindi dobbiamo vedere un po' in che condizioni si presenterà. Chiaramente ci aspetta una partita durissima contro la prima in classifica, squadra che non ha mai perso in casa, che ha un grandissimo pubblico in uno dei palazzetti, se non il palazzetto forse più bello della Lega 2, per cui sicuramente un'impresa vera e propria da fare. Noi chiaramente ci cercheremo di, come abbiamo fatto a Tortona, di fare tutto il possibile per preparare la partita meglio che possiamo e provare a portarla a casa. Sappiamo che non sarà sicuramente facile, Biella comunque, anche se è prima matematicamente, in virtù dei due gironi, deve comunque provare a proseguire a vincere per essere prima testa di serie nel tabellone playoff, per cui sicuramente non regalerà niente. Per cui niente, nulla di più che questo, cioè dovremo fare una partita sicuramente intensa, perché ci aspetta una squadra molto atletica che in casa ha momenti di fuoco eccellenti, grande talento e grande atletismo, per cui sicuramente non il cliente più facile da incontrare per dover cercare di prendersi due punti che ci darebbero la speranza all'ultima giornata di giocarci il tutto per tutto per provare a cedere alla post-season. Scioli, manca a dirlo, si sta preparando questa trasferta ovviamente per cercare in qualche modo di portare a casa una vittoria. Francesco, ha sentito insomma anche delle parole di coach Giulio Griccioli, si cerca come sempre e come ovviamente è accaduto in tutta la stagione, di dare il massimo per cercare di portare a casa il risultato. Dare sempre il massimo, certo, no, questo sono i dettami di Griccioli, va benissimo. Per quanto tutto è possibile, insomma, se a Biella ci vai e ci vai senz'altro con la testa leggera, può succedere tutto. Da tifoso vorrei che vincessimo contro la Virtus Roma questa sera. Beh, intanto vinciamo questa. Vinciamo poi, questa, e poi sì, però insomma. Sicuramente quella con Virtus Roma per un tifoso ha sicuramente una gara con tanti significati. Sì, veramente. Sì, vabbè, dal tifoso però insomma. Va bene, comunque intanto affrontiamone una per volta, giusto Paolo? Assolutamente, anche perché pensarne due è più complicato. Esatto, tu da coach esperto ormai vittorioso del Fomento Pluri-vittorioso. puoi insomma confermarci questo? Sì, ora faremo una riunione con coach Griccioli e con gli spieghi un paio di spiego un po' di cose. Perfetto, speriamo che Giulio non ci senta. Speriamo. Va bene, allora è il momento della nostra prima rubrica, perché il nostro Andrea Sguerri ci propone tutte le settimane un bel paragone tra basket e cultura, e quindi siamo curiosi di vedere cosa ci propone questa settimana. Allora, ci sentiamo la prima parte della nostra rubrica Basket e cultura. Basket e cultura. Falso bruciatore, lo ispa. Lui.
basket a tutti e bentornati. Penultimo appuntamento con la nostra rubrica che nel trattare i grandi romanzi della letteratura straniera ha un debito che deve assolutamente onorare, cioè quello con una delle storie più belle e conosciute di sempre, quel Moby Dick di Melville che rappresenta, insomma, senza dubbio uno dei capolavori della letteratura americana. E siccome si tratta di fatto di una storia di sconfitta, non potevamo non andare a pizzicare nel vivo e scegliere una di quelle squadre NBA che non sono mai riuscite ad arrivare al titolo. Tra le tante ce n'è una che rappresenta, secondo noi, alla perfezione il concetto del c'ero quasi riuscito, meglio conosciuto in Toscana come concetto del vicino contabocce. Si tratta di quei New York Knicks della stagione 93-94, una squadra che, fortissima, poteva iniziare finalmente a competere per il titolo senza Michael Jordan a Chicago, che aveva puntualmente e costantemente negli anni precedenti brutalizzato il Madison e tutti i tifosi della Grande Mela, e quindi partire senza di lui non è certo poco. La trama del romanzo di Melville è facilmente riassumibile in una parola: vendetta. In particolare quella che il celeberrimo capitano Ahab nutre per la gigantesca balena bianca che in un precedente incontro ravvicinato gli ha amabilmente staccato di netto una gamba e lo costringe ad andare in giro con una protesi non proprio scientificamente testata, fatta niente po' di meno che da una mascella di capodoglio. È un po' la stessa sete di vendetta che sembra animare appunto i Knicks, sempre sconfitti in precedenza e allenati da un personaggio poliedrico e assai determinato che ha come nome Pat Riley. Nelle stagioni precedenti, appunto, ci si era sempre scontrati con quel limite invalicabile rappresentato dai Bulls di giordaniana memoria, e ora che quell'era sembrava finita, si poteva finalmente iniziare a assaporare il gusto dolce amaro della vendetta, appunto. Rispetto alla stagione precedente era arrivato anche da Dallas l'esperto Derek Harper, aggiungendo al mix newyorkese un'ulteriore spinta come leadership. E Harper è un po' l'esempio di quei personaggi di cornice che popolano e arricchiscono tutto il romanzo Moby Dick. Innanzitutto il narratore Ismaele, che rappresenta l'alter ego dello scrittore e trasforma una semplice vicenda di un inseguimento ad una balena in un'opera completa, alternando le scene della caccia a riflessioni filosofiche e religiose che ne fanno davvero un'opera a tutto tondo. A New York è uno e uno solo il narratore della vicenda, il totem Patrick Ewing, colonna romana di rara potenza e classe attorno alla quale è stato fondato tutto il nucleo della squadra. Uno che mette insieme non tanto filosofia e religione come Ismaele, ma due cose ben più utili su un campo da basket, e cioè movimenti da centro puro e mani dolci come un babà. E poi ci sono gli aiutanti del capitano, sia in mare che sul parquet. I Moby Dick sono gli ufficiali che da principio comandano le operazioni, mentre Ahab se ne sta rinchiuso giù da basso nella cabina. Uno è Starbuck, un quacquero tutto nave e chiesa che si dimostra però di essere un buon ufficiale. Il secondo è Stab, pipa in bocca e battuta salace sempre a portata di mano, e il terzo è Flesk, un nanerottolo che si muove sui ponti delle navi con la stessa destrezza di un ballerino sul palco del Bolshoi. A New York invece il resto della ciurma è composto da giocatori di primo livello, cioè oltre a gente del calibro di Doc Rivers, Hubert Davis e di quell'Anthony Mason che sarà poi eletto alla fine dell'anno sesto uomo di tutta l'NBA, ovviamente ci sono come guardia John Starks, che ormai è diventato, dopo aver rischiato più volte il taglio a New York, un vero punto di riferimento tra le guardie, e poi Charles Oakley, uno che Sua Maestà Jordan aveva definito come il compagno di squadra ideale, cioè un numero 4 massiccio, amante del trash talking e come una piovra a spirali imbalzi, che dominava di fatto sotto le planche insieme a Ewing. La stagione regolare non è positiva, è positivissima. Atlantic Division vinta è un record che incute timore: 57 vittorie, 25 sconfitte. Ma ora si deve arrivare al nocciolo, c'è da incontrare Moby Dick, mentre sulla terraferma ci sono da giocare i playoff, e tra un po' vedremo come andranno.
Questa era la prima parte della rubrica Basket e Cultura. Siamo curiosissimi di sentire come va a finire dal nostro Andrea Sguerri. Lo sentiremo tra poco, ovviamente, sempre su Siena TV. Ci fermiamo, piccolissima pausa e poi di nuovo insieme con Basket Forum. Di nuovo insieme amici di Radio Siena TV per la seconda parte di Basket Forum, una puntata come sempre ricca di notizie, ricca di argomenti. I nostri ospiti in studio per parlare, come detto, di Basketball Academy e anche di Fomenta Basket, fresco campione provinciale. Prima però dobbiamo terminare l'argomento legato alla Menzana Basket. Menzana Basket che, come detto, ha di fronte a sé un turno molto difficile in quel di Biella, partita, lo ricordiamo, in programma per sabato alle 20:30. Proprio di questo ne abbiamo parlato in studio e abbiamo sentito anche il coach Griccioli. Sentiamo però anche Bruno Mascolo, che è stato raggiunto oggi pomeriggio, e cerchiamo di capire cosa ci ha detto il playmaker biancoverde. Diciamo che loro sono appunto primi in classifica e imbattuti in casa, quindi sarà veramente difficile. Andiamo lì, diciamo, con la consapevolezza di poter far bene e con la mente sgombra, perché non abbiamo nulla da perdere, però abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia veramente di provare a magari raggiungere questo sogno playoff, e quindi ed è l'ultima, diciamo, l'ultima prova questa qui, l'ultima possibilità che abbiamo per raggiungerlo, per cui non mancherà sicuramente la voglia e è tutto, insomma, per appunto vincere quella partita. Questa settimana lavoreremo per questo, diciamo, per la svolta, per dare una svolta. In casa abbiamo fatto una grandissima partita, spinti dal nostro pubblico, abbiamo difeso veramente forte sui loro due americani, e dobbiamo provare a fare le stesse cose con la stessa intensità, e proveremo a metterli in difficoltà con la consapevolezza di che sarà difficile, però siamo prontissimi per farlo. Sono una squadra abbastanza lunga ma giovanissima, per cui sì, hanno impressionato un po' tutti, hanno, diciamo, gerarchie ben stabilite, sanno a chi devono dare la palla per far canestro, sanno magari chi deve difendere, quindi sono una squadra veramente ben organizzata, e quindi in casa hanno veramente un'energia, diciamo, vanno al doppio di tutti in casa, e quindi dobbiamo provare a contrastarla con altrettanta energia. Arriva, speriamo, al completo, perché oggi dovrebbero allenarsi tutti, quindi speriamo di riuscire a fare una settimana di allenamenti al completo, e se riusciamo a fare una settimana di allenamenti per bene, con tutti magari che ritrovano la forma partita, riusciremo a fare una buona gara, veramente una buona gara, sono sicuro di questo. Sappiamo che loro... Allora, questo era Bruno Mascolo. Paolo, Bruno Mascolo, un giocatore che comunque è cresciuto molto da quando poi è arrivato nella squadra di coach Giulio Griccioli, e che sta dando il suo apporto ai biancoverdi. Sì, un giocatore che ci mette tanta intensità, soprattutto in difesa. Gli piace attaccare un po' il ferro, quindi dà una versione un po' diversa da quello che è Saccaggi, però è un giocatore che ha dato una grande mano a tutto il roster biancoverde a sopperire della mancanza di Alessandro Cappelletti. Sappiamo che Mascolo non è Cappelletti come tipologia di giocatore, però per il momento in cui eravamo è stato un giocatore che ha dato una grande mano a tutto lo staff della Menzana per poter lavorare su quello che era il proseguo della stagione dall'infortunio di Ale in poi. Francesco, Mascolo ha dato anche una sorta di notizia, sembra appunto che la squadra possa essere finalmente al completo. Speriamo, ormai è tanto che non si vede questa squadra al completo. E, ripeto, le speranze per Biella ci sono, e i ragazzi, io li ho sempre visti motivati tutte le volte che scendono in campo, e questo fa sempre me sperare, insomma, per quest'anno, per la fine di quest'anno, e per i ragazzi che rimarranno per l'anno prossimo, perché secondo me sono veramente ragazzi validi, ragazzi che sanno giocare a pallacanestro, che hanno un grandissimo cuore e tanta grinta e tecnica. Certo, sì. Ecco, Paolo, volevi aggiungere no, qualcosa? Che poi si parla di completo, manca... Non è comunque completo. Bucarelli, esatto. Sì. E Cappelletti. Esatto. Cioè, noi
Completo per quello che possiamo... a quello che viviamo ora nella quotidianità, ma cioè quando in una squadra studia inizio stagione un ruolo come quello di Lorenzo Bucarelli, importante per quella situazione lì, e poi non te lo ritrovi per un mese e mezzo, cambia tutto l'equilibrio di una squadra. Sicuramente anche poi in base a quello che ci disse la settimana scorsa coach Giulio Griccioli, ospite proprio qua a Basket Forum, erano anche due giocatori il cui ruolo era stato impostato anche in chiave futura, quindi ovviamente questi infortuni sicuramente non ci volevano anche da questo punto di vista. Sì, c'è da dire che credo che entrambi i giocatori siano sulla via del ritornare in forma, nel senso Alessandro è un percorso molto più lungo che sta affrontando quotidianamente con un sacrificio veramente incredibile, e credo per sentito dire e per averlo visto un po' lavorare che per la prossima stagione sarà un giocatore pronto. Lorenzo un po' differente, credo che l'infortunio sia un po' più lieve, però sempre comunque resta il fatto che non l'abbiamo avuto nel momento probabilmente più importante della stagione. Ecco, allora io direi di chiudere qua il capitolo legato alla prima squadra della Menzana, però visto che comunque parliamo di una squadra di giovani, una squadra comunque, e parliamo anche di chiave futura. E non si parla di Fomenta perché noi non siamo giovani. Adesso no. Partiamo prima con Basketball Academy, perché ovviamente parlando di giovani, come non approfondire quello che abbiamo detto in apertura, vale a dire l'esperienza di quest'anno di Basketball Academy con tanti risultati. Ecco, a Francesco Bastreghi, che ricordiamo è membro del CDA di Basketball Academy, chiediamo come stanno andando queste squadre. Bene, stanno andando molto bene. Al di là forse di ogni previsione, ma ci stiamo affacciando con due, forse tre squadre alle finali nazionali. Under 18, under 16 e under 15. L'under 15 ha partecipato a un campionato europeo giovanile con fino adesso credo nessuna sconfitta. Esatto. Quindi grandissimo lavoro di Michele Catalani, sia per l'under 15 a livello europeo, sia per le altre squadre tutte, ma anche l'under 20, non ce lo scordiamo, siamo arrivati a un passo da approdare alle finali nazionali, quindi sfumato veramente proprio all'ultima giornata. Tra l'altro affrontando squadre con ragazzi di annate più, certo, più anziane, quindi però tutto veramente molto bene. Ecco, hai accennato a questo torneo europeo. La squadra ha raggiunto appunto i playoff di questo campionato ABL e appunto ha chiuso la prima fase imbattuta e al primo posto nella classifica. Però insomma ci sono squadre di un certo livello, Sesca, Mosca ed altri. Insomma, è un... Evidentemente non sono al nostro livello, cioè ci stiamo comportando veramente bene. Michele ha allenato questi ragazzi veramente bene, ma dimostra il fatto che sono forti anche in Italia. Insomma, il basket giovanile in Italia forse è una delle note più liete del basket a livello nazionale, anche in Europa il basket giovanile va molto bene, e anche quello senese va alla grande. Ecco, questo è un progetto, questo del Basketball Academy, molto importante, che serve ovviamente, che porta a valorizzare i giovani. È un progetto nel quale anche la Polisportiva crede molto anche per il futuro. Sì, senz'altro, è un progetto che è legato fortemente alla Polisportiva, voluto dalla Polisportiva, voluto da Michele Catalani, lui ne è l'ideatore principe di questo progetto. È un progetto che è nato quest'anno, quindi è solamente il primo anno. Io
difficile pensare a meglio, ma noi pensiamo sempre a meglio, insomma. Ecco, nelle nostre immagini che ci sta proponendo la nostra regia, prego di farci rivedere, riguardano un buzzer beater, vale a dire un canestro decisivo proprio allo scadere. Ecco, che raccontaci un po' questo finale di questa partita entusiasmante. Niente, la partita under 16 contro Pontedera, partita della fase orologio per essere ammessi al girone interregionale, partita fino a questo momento in parità, mancavano 60 centesimi di secondo alla fine e il magico Jonas ha fatto questo splendido canestro facendo vincere appunto la squadra della Menzana Basketball Academy. Ecco, vediamo, ci rivediamo questa rimessa con questa uscita e il canestro decisivo, tra l'altro anche abbastanza difficile come gesto tecnico, e poi l'esultanza. E lui è capace di farlo. Difficile, sì. Però conoscendo il ragazzo e il tipo di giocatore che è capace di farlo. Jonas Risma è un bimbo estone, con delle doti fisiche importanti, ma soprattutto con delle doti tecniche veramente futuribili. Ed è un giocatore che ci ha abituato a queste prestazioni qua. Non a caso, quando mi ricollego a quello che aveva detto Francesco, quando abbiamo con la formazione dell'EBL, con la formazione Under 15, affrontato il CSKA, insomma, il ragazzo ha dimostrato di essere un atleta di grande valore e di grande spessore, perché comunque aveva ragione Francesco quando diceva che affrontando questo tipo di squadra qui, tipo il CSKA, inizia a trovare ragazzi anche fisicamente diversi e quello poi condiziona tutto l'andamento di una partita. Noi qui in Italia non siamo abituati a giocare con ragazzi magari di 2 metri, ragazzi che hanno un'altra attitudine al tipo di pallacanestro, e quello sono dei bei banchi di prova. Certo. E Jonas Risma ha fatto vedere quello che sta facendo durante la settimana e durante l'anno. Ecco, Francesco, hai nominato appunto alcune delle squadre, ma anche tra i più piccoli, insomma, l'Academy ha un'attività di grande rilievo, vale a dire sono 9 i gruppi presentati al via dall'Academy. Sì, i ragazzi più piccoli, essendo piccoli, forse hanno un percorso differente in questa. Quando un ragazzo è più giovane si tende più ad insegnare piuttosto che a voler vincere, si tende a portare avanti un progetto più di insegnamento del basket, però si stanno tutti veramente comportando bene. È una bellissima realtà, è veramente una bella realtà, top a livello toscana. Speriamo anche a livello nazionale. Bene, speriamo ovviamente che questo progetto possa, come hai detto prima, insomma, andare avanti. Andare avanti senz'altro, sì, dovrà andare avanti senz'altro, perché è importante per Siena, è importante anche per la prima squadra, perché è un progetto che deve essere proiettato a fornire giocatori per la prima squadra. Già in parte lo sta facendo per allenamenti, lo sta facendo perché quest'anno, come dicevamo prima, c'è stato qualche problema di infortuni, ma lo dovrà fare sempre di più. E poi ricordiamo anche che grazie alla Polisportiva e grazie alla Menzana Basketball Academy il nome di Siena è tornato nel palcoscenico europeo. E quindi questo è di un valore, sì, certo, importante, insomma, perché comunque Siena era rimasta quella che faceva l'Eurolega, ce ne eravamo un po' scordati e l'idea di riaffrontare squadre europee era un po' sparita, invece ora grazie a questo progetto Siena torna in Europa. Beh, e questo è importante perché insomma Siena se lo merita, la Menzana se lo merita.
E questo è sicuramente molto importante, quindi niente, facciamo in bocca al lupo ovviamente alle squadre under 18, under 16 e under 15 che sono in corsa, lo ricordiamo, per l'accesso alle finali nazionali. Sì. Andiamo avanti perché, come anticipato, è il tuo momento, Paolo. Adesso bisogna parlare di questa grande vittoria, di questo titolo provinciale ottenuto dal Fomenta Basket. Partiamo un po'... Però le ambizioni sono quelle europee. A questo punto io voglio essere almeno, quindi le ambizioni sono quelle europee. Volete andare a Mosca? Che vogliamo volete? Andare a Riga, magari, Riga, Mosca. Vogliamo andare a giocare col CSA Wisp. Ecco, facciamo un piccolo passo indietro, visto che ci hai già anticipato, ho parlato un po' di questa società, una società che non ha solo la squadra di basket, ma anche non altri ha solo sport. La squadra di basket. Ecco, raccontaci di questa bella realtà. È una realtà importante, è una realtà che al di là della struttura sportiva, che comunque, come ti dicevo prima, mette insieme una squadra di calcio a 11, una squadra di calcio a 7, una squadra di pallacanestro, è una realtà che unisce insieme tante persone, e questo è il motivo principale per cui oggi il Fomenta come società sportiva è una realtà importante, perché poi far parte del Fomenta è qualcosa che va oltre. Noi siamo amici al di là della partita, siamo amici al di là dello sport, perché noi siamo contenti e frequentiamo i ragazzi del calcio, frequentano, vengono a vedere le nostre partite, quindi è un tutt'uno che fa essere ognuno di noi parte importante di un progetto. E quindi questo è quel valore che il presidente Franco Berardi ci ha sempre, che salutiamo, ci ha sempre insegnato e ci ha trasmesso dai vecchi presidenti. E quindi oggi noi siamo questo e cerchiamo di poi trasmetterlo ai nuovi, alle nuove leve comunque. Ecco, è il momento però adesso di vedere con le immagini questa splendida vittoria. Ricordiamo, è una finale disputata contro? Contro la squadra della Balzana, una squadra nostra amica, nel senso che tanti giocatori che fanno parte della Balzana sono giocatori che hanno giocato in categoria con tanti dei nostri giocatori. L'allenatore della Balzana, che è Simone Lorenzetti, è un mio ex compagno di squadra, giocavamo insieme nel Poggio al Vento, quindi siamo amici di vecchia data, ed è un valore aggiunto aver vinto con loro, perché vediamo la coppa intanto. La coppa, sì, perché è una squadra forte, è una squadra composta da giocatori estremamente forti, e quindi per noi è stato importante, anche perché noi, un po' come la Menzana, abbiamo avuto una stagione travagliata, perché avevamo l'infortunio del nostro centro titolare Spinelli, durante la stagione ci si è fatto male il secondo lungo Giacomo Agnorelli. Nella WISP abbiamo altri tipi di problemi, cioè fortunatamente e con grande gioia ci sono persone che hanno avuto figlioli e quindi sono dovuti stare dietro alle famiglie, e quindi abbiamo dovuto far affidamento al materiale che avevamo, che è un grandissimo gruppo, e quindi con grande soddisfazione abbiamo portato a casa questo secondo, per la seconda volta, questo trofeo. Bene, allora complimenti davvero a tutti. Grazie. I ragazzi del Fomenta, a tutta la società, dal presidente a tutti ovviamente i vostri collaboratori. Questa la bella storia che ci ha raccontato Paolo. Concludo, perché hai già, come hai detto prima, siamo già alla fase successiva. Siamo alla fase successiva. Ieri abbiamo giocato a Montecatini e abbiamo vincendo. E adesso? E adesso continua questo gironcino che ci permetterà, eventualmente, se passiamo primi o secondi, di affrontare l'altro girone. E quindi noi proviamo con tutte le nostre forze ad accedere alla fase successiva, perché a questo punto siamo un po' come quelli dell'Academy, sognare non costa niente e quindi vogliamo provare a vincere uno scudetto. Siete solo un po' meno giovani.
Esattamente, però siamo stragiovani dentro. E la trasferta, e la trasferta ieri di Montecatini l'ha dimostrato. E se posso scegliere se andare a cena dopo la gara con loro o con voi, scelgo voi. Decisamente, più divertente, sì. È più divertente, sì. Senza nulla togliere, ovviamente. Allora, concludiamo questa seconda parte di Basket Forum andandoci a vedere la rubrica che ci propone il nostro Tommaso Mandriani, perché come detto sabato ci sarà la gara della Menzana, che è in programma a Biella, lo ricordiamo, alle 20:30. Allora con Tommaso siamo andati a vedere un po' della storia di questo prossimo avversario, gli ultimi 20 anni di Biella. Tra le varie annate ce ne sono alcune in cui Biella ha raggiunto dei grandissimi risultati. Tommaso Mandriani, poi una piccola pausa e di nuovo insieme per la terza parte di Basket Forum. La storia della pallacanestro Biella ha inizio nel mese di giugno del 1994, quando le due principali società cestistiche cittadine, ovvero il Biella Basket Club e gli amici del Basket Biella, decisero di fondersi per dare vita all'associazione sportiva Pallacanestro Biella. La neonata società acquisì il titolo sportivo da Garlasco per iscriversi al campionato nazionale di serie B2. Erano giorni quelli del 1994 in cui la Buckler Bologna di Alberto Bucci aveva appena conquistato il suo secondo titolo di A1, il suo secondo scudetto consecutivo in finale contro Pesaro, poneva le basi per il terzo scudetto consecutivo, ma all'ombra della torre degli Asinelli la rondine coi jeans Sasha Danilovic e Ricky Morandotti non la smettevano di leticare, di discutere, darsi mazzate, salvo poi essere primi ad abbracciarsi a ogni nuovo successo. Poco più a nord ovest per la precisione, nel comune piemontese, riapriva i battenti l'emittente televisiva privata Telebiella, quella fondata nel 1972 da Giuseppe Sacchi e con sede in un convitto cittadino, che è stata un po' considerata la prima emittente televisiva privata a infrangere il monopolio pubblico della RAI, per l'appunto quando nacque. Riapriva i battenti in quegli anni lì in tempo per trasmettere le partite della Pallacanestro Biella. Dopo un breve salto temporale da quel 1994, breve lasso di tempo fatto di promozioni, un paio per arrivare in A2, vecchie volpi del parquet transitate sotto le Alpi biellesi, come quel Giampiero Savio che era compagno di squadra di Morandotti e di Danilovic in quella Virtus scudettata di cui abbiamo appena parlato, ci ritroviamo nella stagione 1998-99 nel campionato di Serie A2. È il campionato in cui arrivano a Biella forse due dei giocatori più amati dalla tifoseria rossoblu di tutti i tempi. Sono anche i primi due americani della storia della pallacanestro Biella, ovvero Joseph Blair e Nate Erdman. Quell'anno lì, nonostante l'infortunio per appunto dello stesso Blair nella fase a orologio, Biella disputa un grande campionato, raggiunge la semifinale promozione contro Pesaro, di cui riesce ad avere ragione in quattro intensissime partite, vincendo in gara 4 davanti a 3.000 tifosi fra le mura di casa, ma non riesce ad avere la meglio in finale di una fortissima Viola Reggio Calabria, fra le cui fila milita un certo Manuel Ginobili. Viola Reggio Calabria e poi conquisterà meritatamente la Serie 1. Quella stagione di A2 98-99 non deve essere passata inosservata nemmeno al di là dell'oceano. Se è vero che nel draft che seguì quella serie di finale, quindi il draft del giugno 99, il ragazzo di Bahia Blanca Manu Ginobili fu chiamato dai San Antonio Spurs in un draft che per noi italiani assunse un po' dei toni piuttosto comici per la pronuncia sbagliata da parte prima dello speaker e dopo del commentatore della televisione americana. Infatti dissero, prima lo speaker della cerimonia disse: "With the 57 selection the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili."
e il commentatore aggiunse from Reggio Calabria, dimostrando che esistevano alcuni americani che ignoravano completamente dove fosse la Calabria. Ma la Serie A1 per Biella arrivò soltanto qualche anno più tardi, infatti i tifosi dovettero aspettare la stagione cosiddetta dei record, quella del 2000-2001, in cui a guidare la squadra rossoblu della panchina vi erano due anche vecchie conoscenze, vecchie nostre conoscenze passate da Siena, ovvero il capo allenatore Marco Crespi e il suo vice Alessandro Ramagli, mentre in campo la compagine piemontese era guidata da un certo Antonio Granger. Quell'anno lì Biella vinse ben 30 partite su 36, andando a conquistare la promozione e finendo anche per andare a mettere paura nei quarti delle Final Eight di Coppa Italia a Forlissi, perché all'epoca la prima classificata della Serie A2 andava a disputare come ottava la Coppa Italia, dove partecipavano le squadre di Serie A. Andò a mettere paura alla niente po' di meno che alla Kinder Bologna del Grande Slam, portando ai supplementari. Ma di giocatori che hanno vestito la casacca rosso-blu passati da Siena ce ne sono diversi. Ricordiamo fra tutti Pessina, Carraretto, Michelori, così come di giocatori italiani e stranieri che hanno fatto la storia di questo e di altri campionati. Fra i primi viene in mente Nicolai, Soragna, Di Bella, Garri e Spinelli, mentre fra gli stranieri Mike Batiste, sì, quel Mike Batiste che ha vinto tre Euroleghe con il Pana, ma anche Jamiel Thomas e DeMarco Johnson, per non parlare poi di quei giocatori che hanno utilizzato Biella come un trampolino di lancio per la loro carriera NBA, ovvero Thabo Sefolosha e Jonas Jerebko. Ma il picco in assoluto più alto della storia della pallacanestro Biella è stato raggiunto nella stagione 2008-2009, quella della cosiddetta marcia su Roma e della semifinale scudetto, almeno a detta dei media e dei tifosi locali. Quell'anno ad un nucleo già abbastanza collaudato dalla stagione precedente, di cui faceva parte Garri, Joe Smoking Smith, Gaines e Spinelli, furono aggiunti in estate giocatori del calibro di Aradori, Gist, Plaisted, anche se poi andò subito a KO e fu sostituito dallo sloveno Jurak, che andava a completare il reparto lunghi con Brunner. Arrivò il settimo posto in stagione regolare, dopodiché i playoff, i quarti di finale storici di playoff contro Roma, in cui Biella portò Roma a gara 5, gara 5 che si disputò il 26 maggio del 2009 al Palaeur, quando Biella espugnò il campo di Roma in una storica partita in cui aveva al seguito oltre 200 tifosi. Arrivò in semifinale contro Milano, ma non fu una vittima sacrificale, rischiò di vincere gara 1, pareggiò poi in gara 2 nel supplementare grazie al canestro decisivo di Spinelli, per poi cedere solamente in gara 4, che fu l'epilogo della stagione, davanti al proprio pubblico, in cui per la verità Biella durò solamente mezza partita, ma bastò per una emozionante standing ovation. Biella poi galleggiò in Serie A ancora per qualche stagione, fino alla retrocessione in Lega 2 nel 2012-2013, Lega 2 in cui milita ancora oggi, che è in pole position per una nuova grande promozione in Serie A, ed ha appena raggiunto, disputato e perso la finale di Coppa Italia di Serie A2, manco a dirlo, contro la Virtus Bologna, per diciamo chiudere l'ideale cerchio di questa mia narrazione. Una Virtus Bologna che se non ha più Danilovic in campo è guidata dalla panchina dal buon Ramagli. Ed eccoci qua, terza e ultima parte di Basket Forum. Ancora buonasera a tutti gli amici sportivi di Radio Siena TV. Concludiamo come di consueto con la terza parte dedicata a tutte le squadre senesi. Parleremo della Virtus, del Costone e di Asciano. Come promesso, partiamo subito con la Virtus, una sconfitta per la squadra di coach Braccagni, una sconfitta anche abbastanza pesante, 48-72.
2 a San Miniato. Prima di commentarla, andiamo a sentire subito le parole del coach Francesco Braccagni proprio al termine della gara. Partita di Etrusca, San Miniato, Sovrana Pulizie, Virtus Siena, la gara che si è conclusa da pochi minuti al Pala Fontevivo di San Miniato, sconfitta netta per la Sovrana Pulizie che cede 72-48 alla terza forza del girone A di Serie B. Siamo con il coach della Sovrana Pulizie, Virtus Siena, Francesco Braccagni. Francesco, stasera siete partiti bene, però poi la maggiore fisicità di San Miniato ha fatto la differenza alla lunga e nel finale non c'è stato niente da fare. Sì, abbiamo fatto bene il primo tempo, specialmente il primo quarto, però le partite durano 40 minuti. Sapevamo la forza di San Miniato, la loro atleticità, la loro fisicità e questo l'abbiamo un po' patito, purtroppo lo sapevamo che era difficile, peccato perché in un momento abbastanza importante abbiamo sbagliato delle cose abbastanza semplici, se no potevamo rimanere in partita. Poi in fondo abbiamo perso un po' il filo, ci siamo fatti innervosire, abbiamo subito troppo. Sono contento per le prime due quarti, però poi dopo veramente abbiamo fatto fatica contro la loro aggressività e la loro fisicità. Due trasferte che adesso vanno agli archivi con 0 punti. La prossima partita tornate a giocare al Palacorzoni, avversario Domodossola che stasera ha battuto Valsesia salendo in classifica, e tutto ancora in gioco. Ma lo sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Sappiamo che domenica prossima, sabato prossimo ci aspetterà la partita fondamentale con Domodossola, che sembrava spacciata e rientrata in corsa, e quindi dovremo cercare di tutto per portarla a casa. Sarà una partita complicata, i risultati di oggi sono lo specchio di tutto il campionato, purtroppo ce ne va bene poche a noi, però la colpa parecchia è nostra, dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di portare a casa più punti possibili. Sicuramente tornare a giocare in casa è un vantaggio, visto che la Virtus ha giocato, diciamo, due campionati, in casa in un modo, in trasferta in un'altra, che obiettivamente è molto dura venire a giocare anche in questi campi, e quindi potrebbe essere un vantaggio affrontare una partita così importante in casa. Ma sicuramente il fattore campo spero che sia determinante, lo è stato fino adesso, speriamo di continuare a farlo anche domenica prossima, cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico. Per portare a casa due punti sarebbero fondamentali, ma non per la sicurezza, perché poi avremo un'altra partita dopo 15 giorni a Fiorentina e sarà importante altrettanto anche quella. Quindi fino all'ultimo non possiamo dire né la classifica né quello che sarà della Virtus. Una analisi, quella del coach Braccagni al termine di questa sconfitta, ma un'analisi che appunto Paolo vede anche un po' il proseguo del campionato, perché ovviamente la Virtus sta cercando di ovviamente ottenere la salvezza, quello che è l'obiettivo. Una squadra che abbiamo visto ottenere anche dei buoni risultati, però come sempre i campionati sono lunghi, sono complicati, abbiamo sentito anche squadre che sono tornate in corsa e che fino all'ultimo danno battaglia. Sì, però credo che alla fine i ragazzi di coach Braccagni, anche per l'esperienza che possono mettere in campo e il vissuto che hanno, possono far valere il proprio fattore campo, e quindi questo è un valore aggiunto. E poi speriamo che alla fine, ripeto, giocatori di esperienza come possono essere Bonelli, Nasello, Leonardon, lo stesso Imbrò, possano decidere quello che poi saranno le sorti della Virtus. Secondo me a inizio anno coach Braccagni e tutta la società avevano costruito questa squadra per avere una sorta di questo come obiettivo, cioè certo, quello di rimanere nella categoria, e lo stanno raggiungendo, spero verrà raggiunto il prima possibile. E però comunque consideriamo anche il fatto che è una squadra fatta con tanti giocatori di Siena, tanti giocatori che vengono anche da un vissuto del settore giovanile Virtus, e quindi questo deve essere un buon auspicio anche per la società di avere
una squadra pronta anche per il futuro, per le prossime stagioni. Certo, ovviamente un grosso in bocca al lupo alla Virtus per le prossime gare in programma. Molto importante sarà l'ultima partita, la prossima gara anche per il Costone, che in questa giornata ha perso a Quarrata per 76-62. Anche in questo caso la prossima gara contro Viareggio sarà importante e fondamentale per evitare i play-out. Sì, io onestamente non conosco molto bene il campionato del Costone, sono molto amico di Coach Pinella e mi fido ciecamente del suo operato, e quindi sono sicuro che se i ragazzi seguiranno le strategie di Coach Pinella tutto andrà come deve andare. Siamo tutti tranquilli. Non abbiamo dubbi. In conclusione, Asciano, che ha riportato una sconfitta per 74-81 contro la Juve Pontedera. Asciano che si trova al penultimo posto. In questo caso ci sentiamo le parole di coach Filippo Franceschini al termine della gara. Ci ritroviamo stasera per disputare l'ultima nostra partita in casa della fase regolare contro Pontedera, che con questa vittoria è matematicamente a playoff, quindi gli auguro anche in bocca al lupo per la loro post season. Di conseguenza noi con questa sconfitta siamo matematicamente penultimi, quindi siamo qui a aspettare quella che sarà la squadra con cui ci batteremo per provare a mantenere la categoria. La partita di stasera abbiamo fatto offensivamente un'ottima partita, perché abbiamo comunque fatto 74 punti contro una squadra forte come Pontedera, siamo riusciti a leggere quelle che erano le scelte difensive di Pontedera, siamo riusciti a attaccarle, abbiamo provato ad attaccare con continuità fino a che la stanchezza non si è fatta avanti, perché chiaramente ha accorciato molto le rotazioni, quindi negli ultimi 5 minuti avevo un sacco di giocatori stanchi che con poca lucidità si perdeva il senso della posizione oppure si attaccava nel modo sbagliato. Nonostante questo abbiamo giocato una partita vera contro una squadra che questa partita è venuta a giocarla al massimo, perché appunto gli mancavano 2 punti per essere matematicamente a playoff, quindi questo in fase offensiva è un buon segno, perché negli ultimi 2 mesi siamo riusciti a migliorare quelli che sono stati tanti piccoli dettagli che ci costringevano a fare 50 punti a partita. Purtroppo però il lato difensivo ancora non ci siamo, ci stiamo provando, quindi almeno questo è una cosa che devo dare atto ai ragazzi, però ancora non è sufficiente, quindi adesso abbiamo sostanzialmente 3 settimane se non di più per preparare la partita dei play-out, perché adesso c'è la posta di Pasqua, poi riprendiamo per andare a giocare l'ultima partita che per noi è ininfluente e anche per Livorno sarà ininfluente, però noi dobbiamo andare a giocare a Livorno e considerarla come un test per vedere se già in queste 2 settimane riusciamo a migliorare. Sicuramente cambieremo qualcosa, perché è normale che sia così, e anche a quando scopriremo chi sarà la nostra avversaria dovremo provarci. Che dire, i ragazzi ci stanno dando l'anima, questo sicuramente è un dato di fatto, perché stiamo replicando un sacco di partite positive, soprattutto in fase offensiva. In difesa, ribadisco, dobbiamo migliorare i piccoli dettagli, non farsi spostare a un rimbalzo, non fare una comunicazione su un cambio, quelle piccole cose che fanno differenza e che nei play-out sicuramente sarà quello che farà la differenza tra chi vincerà e chi perderà. Queste erano le parole di coach Filippo Franceschini al termine della gara contro Pontedera, ricordo la sconfitta 74-81. Non so se Paolo vuole dire qualcosa a Filippo. In bocca al lupo, Filippo. In bocca al lupo. Mi raccomando, dacci questa gioia. Cerchiamo di vincere questa partita. Lo salutiamo, purtroppo. Lo prendiamo in giro, perché Filippo è un amico e quindi siamo amici di un po' tutta la squadra di Lasciano, ricordiamo, e comunque Lasciano ha giocatori come Niccolò, come Andrea Sprugnoli, poi è stato sfortunato perché comunque ha avuto anche loro degli infortuni importanti, e quindi niente, Pippo, ti auguriamo il meglio. Bene, allora siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata di Basket Forum. Io ringrazio Francesco Bastreghi, ciao, membro della CDA di Basketball Academy, per essere stato con noi, grazie. Ringrazio Paolo Lazzeroni, coach vittorioso del Fomenta Basket.
Per ora è l'unico coach che ha vinto questa città, per ora. Questo è importante sottolinearlo. Così mettiamo, mettiamo pressione, un po' di, esatto, pressione. Mettiamo un po' di pressione agli altri coach. Grazie a te, Matteo. Grazie quindi a Paolo, siamo in chiusura, non perdetevi la seconda parte della rubrica del nostro Andrea Sguerri Basket e Cultura, anche perché siamo curiosi di vedere come andrà a finire. Io vi saluto, vi ricordo che sabato 15 alle 20:30 la mezzana sarà di scena a Biella e potrete seguire la cronaca su Radio Siena TV. È tutto per quanto riguarda questa puntata di Basket Forum, l'appuntamento è ovviamente per mercoledì prossimo. A New York siamo ai playoff, mentre in mare aperto siamo ormai vicini alla balena, quindi siamo a giocarci il cacio, quello vero. Per i Knicks al primo turno ci sono coloro che sono stati definiti, e in effetti non ha torto, i cugini sfigati, diremmo quasi i cugini di campagna in salsa barbecue, cioè i Nets. Pratica liquidata con un secco 3-1, sembra quasi uno di quegli amichevoli game, gli incontri in mezzo al mare in cui si salutano gli altri equipaggi e Ahab costantemente si informa se qualcuno abbia visto, abbia avvistato il mostro bianco. Ma da qui in poi inizia la salita del mortirolo. La semifinale di conference ripropone la sfida infinita contro Chicago. Senza sua maestà, è vero, ma sono pur sempre i Bulls, e questo dal punto di vista psicologico sembra pesare non poco a New York. Gara 5 è un po' lo spartiacque, la partita che decide una serie. Siamo al Madison, il cronometro segna 8 secondi dalla fine e i Bulls sono sopra di uno con New York che sta per rimettere. E lì succede l'imponderabile. Si sa, gli errori difensivi di Scottie Pippen nella sua carriera sono rari come la pioggia del deserto, ma qui avviene uno di essi. È in ritardo su Hubert Davis, commette fallo e regala a New York la vittoria che il glaciale Davis porta a casa dalla linea della carità. New York la spunterà poi in 7 partite, portando a casa anche un'infuocata gara 7 con il pubblico che, oltre a spellarsi le mani, può dire a ragione di aver visto avverarsi l'incredibile, e cioè eliminare Chicago da una serie di playoff. Una sensazione di onnipotenza che è simile a quella di Ahab, che ormai quasi totalmente invasato più di Spike Lee a bordo campo, non ascolta né le richieste di aiuto da altre navi, né tantomeno le raccomandazioni del suo equipaggio, che in più di un'occasione lo invita a desistere. Moby Dick non ti cerca, sei tu che stai cercando lei, gli ripete Starbuck, ma sono parole che di fatto si perdono tra gli alisei. Un marinaio viene trovato morto e il capitano è convinto che sia stata proprio la balena bianca ad aver ucciso il suo compagno. Per questo, per lui vuol dire che è vicina, si sta avvicinando all'obiettivo, non è il momento di fermarsi. Nemmeno i Knicks si fermano e davanti a loro si erge un nuovo scoglio, sono gli Indiana Pacers del killer sopraffino Reggie Miller. Altra serie al Cardio Palma e ancora una volta 2-2 con gara 5 semidecisiva al Madison. Questa volta però Miller decide veramente di esagerare, segnando 25 punti dei 39 totali della sua partita in un quarto periodo che rappresenta una delle pietre miliari del gioco in quanto a prestazioni individuali. I Knicks riescono a rialzare la testa e spugnare Indianapolis in gara 6 e a riportare tutto a casa propria. Gara 7, pochi secondi dalla fine, i Knicks ancora a meno 1 con palla in mano. Sembra il giorno della marmotta. Penetrazione di Starks, ferro, ma il 20° rimbalzo di Ewing vale il tapin della vittoria. Ed è il delirio, perché dopo 24 anni New York è di nuovo in finale. La grande occasione è finalmente a portata di mano. Così come la balena bianca che viene finalmente raggiunta dal Pecod, la baleniera di Ahab. Servono 2 giorni di tempo per raggiungerla e ingaggiare la battaglia conclusiva che risulterà fatale per il capitano e per tutto il suo equipaggio. Ahab riesce ad arpionarla, ma il canape che tiene agganciato l'arpione si rompe e la balena può così scagliarsi di risposta contro la baleniera, contro la nave, che viene trasformata in un enorme pezzettone di groviera e piano piano inizia ovviamente ad essere inghiottita dalle forti correnti. A salvarsi sarà solo Ismaele, il narratore, mentre Ahab, costretto a guardarsi allo specchio per la prima volta e a scorgere la vacuità della sua sete di vendetta, non ce la farà.
E anche New York, stranamente, in finale, deve un po' guardarsi allo specchio, perché di fronte a lei c'è Houston, quella Houston di Hakeem Olajuwon, squadra che in effetti sembra molto simile come struttura ai Knicks. Stavolta è New York però che si trova in vantaggio nella serie, sul 3-2, con due match ball da sprecare e una gara 6 decisiva al Madison. Però purtroppo per loro quella è la gara della stoppatona finale di The Dream sul tiro che poteva essere decisivo di John Starks. Houston pareggia, va sul 3-3 e ovviamente a casa propria, facendosi forte anche del sostegno del proprio pubblico, fa su il titolo NBA e fa affondare definitivamente le speranze newyorkese, forse ancora più repentinamente della baleniera di Acab. Però questa storia sembra insegnarci che anche per perdere bisogna avere il coraggio di averci provato, il coraggio di aver saputo andare fino in fondo e scoprire cosa significava. Sembra ricordarcelo Melville, che ci dice: l'ignoranza è la vera madre della paura.